Quello che state vedendo è uno spezzone tratto da una serie televisiva tedesca messa in onda nel 2017. Utilizzeremo svariati spezzoni di alcuni episodi di questa serie per allenarci ad assimilare la pronuncia in lingua tedesca. La serie è intitolata Dark ed è ambientata a Winden, una cittadina situata nella zona sud della Germania, vicino al confine con la Francia e al fiume Reno. In questa cittadina scompaiono due bambini e la polizia locale si mette alla loro ricerca perlustrando la foresta adiacente dove è in funzione una centrale nucleare. Vi farò guardare alcune parti dei primi episodi, prima in lingua italiana e poi in lingua tedesca. Ogni spezzone in lingua tedesca ve lo farò guardare due volte per permettervi di assimilare meglio la pronuncia. Buona visione, ma soprattutto buon ascolto della pronuncia. Noi siamo convinti che il tempo sia qualcosa di lineare, qualcosa che procede in eterno e in maniera del tutto uniforme, qualcosa di infinito. In realtà, la distinzione fra passato, presente e futuro non è niente altro che un'illusione. Wir vertrauen darauf, dass die Zeit linear verläuft. Dass sie auf ewig gleichförmig voranschreitet bis in die Unendlichkeit. Aber die Unterscheidung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist nichts als eine Illusion. Vertrauen darauf, dass die Zeit linear verläuft. Dass sie auf ewig gleichförmig voranschreitet bis in die Unendlichkeit. Aber die Unterscheidung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist nichts als eine Illusion. Wir vertrauen darauf, dass die Zeit linear verläuft. Dass sie auf ewig gleichförmig voranschreitet bis in die Unendlichkeit. Aber die Unterscheidung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist nichts als eine Illusion.